provando con un'armatura, si potrebbe un'armatura per coppa, una protezione al costato per tentare di anticipare il rientro, cioè quindi provare a fare di tutto per farlo giocare con la Lazio. Io vi chiedo proprio se è giusta come situazione, cioè nel senso rischiare così oppure aspettare e farlo rientrare un po' più avanti. Stefano, che dici? Perché poi tu ieri ci spiegavi che questo è pure un problema di respirazione, non è facile risolverlo, no? Ne parlavamo proprio col professor che mi dice, il primo capo ha detto ci sono dei tempi che dipendono, bisogna lasciare andare le cose, non si può intervenire in nessun modo, ecco. Sì, ha detto la natura deve fare il suo corso. Ma se lui respira e si allena, il problema è soltanto per evitare un'ulteriore botta che potrebbe ancora aggravare la situazione ancora di più. Io sono per la protezione, perché la Juventus rischia con la Lazio, quindi sono punti importanti, quindi è meglio averci avrà un sacco di assenti, Nico Gonzalez, Consessao, Bremer, quindi con Miners deve giocare, se si deve recuperare in questo senso io sarei per questa armatura di cui hai parlato tu. Adesso non so di che cosa si possa trattare, gomma piuma, qualcosa, non lo so. Quindi tu lo rischieresti? Sì, come no? Qui si rischia grosso. Vedi, questa già è un'osservazione che mi prendo. Quindi Stefano rischierebbe. Daniele? Ma lì dipende da come si sente il giocatore, francamente. Credo che la sua opinione sia fondamentale. È chiaro che se teme di giocare condizionato e teme di farsi male nuovamente, magari non è il caso di schierarlo. Se il giocatore dice che si sente bene, che non ha paura, magari l'allenatore decide di mandarlo in campo. Questa è la decisione che spetta a loro due, sostanzialmente. Io stavo cercando di prendere qualche ulteriore... Dice, il club non vuole bruciare i tempi, nel mirino c'è soprattutto l'Inter, i derby d'Italia, però si proverà con questa speciale protezione per il costato, una sorta di armatura per tutelare da eventuali colpi e rimanere a disposizione del tecnico, già per il match di sabato contro la Lazio. Molto dipenderà dalle sue sensazioni, e quindi qui si ricollega a quello che diceva anche Daniele, anche perché il club non vuole affrettare i tempi, quindi un tentativo si farà. Massimo? Ma io sono convinto che non ci sia bisogno di forzare nulla. È complicato anche perché poi ti dico una cosa, non è che stai nei dilettanti, no, dove sai che Coop Miners non si è allenato, però non sai il motivo, cioè qua lo sanno tutti che Coop Miners ha problemi al costato, ci metti un nanosecondo se vuoi a fare un'entrata, a far rovinare la partita al Coop Miners dopo 5 minuti, insomma, no? Non lo so, per me non è la finale della Champions dove tu dici mancano due partite e allora lo rischiamo uguale, cioè manca tutto un anno, è una partita importante ma non è una partita fondamentale, il ragazzo deve recuperare come giusto che sia, e è giusto cercare di affrettare un pochino i tempi perché è un giocatore importante, però cioè non è che dici stai comunque mettendo una mascherina perché ti è rotto il naso, no? Come Osimhen. Sì, ho capito quello che dici. Qua su un discorso anche di respirazione non è proprio così tanto semplice. Poi giocare con una cosa in più addosso, per me sembra follia. Per me è follia. Per te è follia. Stefano, un ascoltatore ti scrive, se fanno giocare uno con una costola così e non Douglas Ruiz, la situazione è parecchio grave per il brasiliano. Però Douglas Luiz potrebbe giocare a prescindere dalla presenza di Coop Miners. Sì, non mischiamo le cose. Perché poi io capisco quello che voleva dire Massimo, però non si tratta di una finale, non si tratta della fine del mondo, non c'è il campionato ancora lungo, però se la Juve perde poi Maracanã sarà un lunedì scintillante, insomma. Ma non succede, Stefano, non succede. No, però ho capito. Se dovesse succedere, voglio dire, la Juventus sarebbe la quinta partita, giusto? Correggimi se sbaglio, Marco. Senza vittoria all'Allianz Stadium, cioè. Quindi ecco perché. Tu dici una partita, è un passaggio importante, tu dici questo. Cercherà in ogni modo di recuperare il valoroso e straordinario giocatore olandese.
Vabbè, vediamo, abbiamo ancora tempo e giorni per vedere. Dice, armatura di che cosa? Amico Mulato, qualsiasi protezione che possa da una parte causare danni agli altri calciatori in caso, vabbè, ma io penso, scusami, io credo che se applicano qualcosa è perché lo possono fare, non penso che facciano una cosa contro... contro una cosa, che ne so, magari... Dai, su, ragazzi. Carbonio e gomma piuma ormai. Adesso non viene, diciamo, specificato di che cosa si tratta, però non penso che sia una cosa che possa poi provocare dei danni agli altri giocatori. Ragazzi, se arriviamo pure a questo. Ma scusami, Marco, però quello diceva Massimo: ha detto, ma se io so che con Maness c'è un problema, allora io un po' speculo. Però se c'è la protezione col carbonio e la gomma piuma, per prendere le bolle non succede niente. Quindi. Ragazzi, i parastinchi sono tutti fatti di carbonio, Apposta, voglio dire, quindi dai.